Pizzeria D'Andrea, nel tranquillo quartiere San Lorenzo a Padova, pochi minuti dalla rinnovata stazione ferroviaria e dai padiglioni della Fiera di Padova. Troverete piatti veloci e convenzionati a mezzogiorno da lunedì al venerdì, ottima cucina casalinga e pizze sfiziose. Siamo aperti tutte le sere sia con il servizio pizzeria che il ristorante. Le nostre ampie sale ci permettono di ospitare gruppi numerosi per cene di classe, compleanni, cene aziendali, ricorrenze, feste private e serate a tema. Forniamo inoltre il servizio di pizzeria per asporto sia a mezzogiorno che alla sera. Pizzeria D'Andrea, in via Tichieri da Zevio 67. Info e prenotazioni allo 049 60 53 50. Pizzeria D'Andrea, pizzeria e non solo. Buonasera, buonasera da Simone Francescon, nuova puntata di Caffè Sport, il salotto dedicato in primis alla Luparense Calcio, perché poi sapete ci sarà anche un'ampia sintesi della Luparense sempre più lanciata verso la vittoria finale, e poi all'Imoco Volley Conegliano, le ragazze dell'Imoco Volley che stanno sicuramente mantenendo alti livelli tecnici anche se l'ultima partita l'hanno persa. E anche stavolta abbiamo un parterre di eccezione, ma soprattutto mi sento in imbarazzo come sempre, perché al mio fianco c'è una bellissima presenza femminile. È tornata qui Federica Driussi, ben trovata Federica. Grazie mille, ciao Simone e buonasera anche a tutti i nostri telespettatori. Come ogni volta volevo ricordarvi di mandare sms, che leggeremo qui in diretta appunto, per cui vi teniamo sempre aggiornati, al numero 393 81 07 730, e se volete vedere anche le nostre foto le trovate nella pagina Facebook Il Salotto di Caffè Sport, ovviamente del nostro fotografo Federico Badoer. Questa sera sono con noi appunto tre fantastici ospiti, li chiamiamo uno a uno, ve li presentiamo. Sono Alberto Marchiori, difensore della Luparense. Buonasera. Gianfranco Bardelle, presidente CONI del Veneto. Buonasera. Enrico Lazzaretto, schiacciatore Chioene Padova. Buonasera. Rompiamo il ghiaccio in primis con Alberto Marchiori, anzi prima leggiamo i titoli. Cittadella Padova, sabato il grande derby, ne parleremo tra poco anche se affronteremo la questione in maniera piuttosto marginale. Il Vicenza prima fa e poi disfa relativamente al campionato di Serie C. Cortina si prepara ai mondiali di sci 2021, avremo un ospite telefonico di rilievo. Chioene Padova prova a sorprendere Trento, sì, perché Padova si è qualificata per i playoff e giocherà contro Trento. Milano-Cortina 2026, l'Italia spera, ne parleremo ovviamente col presidente del CONI regionale Gianfranco Bardelle. Luparense sempre più capolista e ora è Mestre, la seconda forza, Mestre che ha battuto il Liepiave e l'ha superato in classifica. Cominciamo proprio con una domanda sul campionato di eccellenza veneta. Avete 10 punti, virtualmente potrebbero essere anche 7 perché voi ancora non avete riposato, però sembra che avete effettivamente preso la strada giusta per raggiungere il vostro obiettivo. Sì, diciamo che la vittoria di ieri è stata per me la vittoria più importante del campionato, perché comunque c'era lo scontro diretto. Vittoria un po' sofferta, ricordo, però meritatissima. Sì, perché comunque l'Istrana era una buona squadra, ben organizzata, ha battuto il Mestre nel girone di ritorno, ha battuto anche il Sedico 3 settimane fa, quindi era una buona squadra. Noi abbiamo approcciato la partita in una maniera perfetta e siamo contentissimi di aver vinto, quindi abbiamo fatto un bel passo in avanti per il campionato, secondo me. Presidente Bardelle, oramai è presidente di questa importantissima istituzione qual è il CONI dal 2006, mi corregga se sbaglio. Perfetto. Siamo quasi giunti al termine dell'ultimo quadriennio, l'anno prossimo ci saranno le elezioni, però da quello che sento dire in giro l'operato del presidente Bardelle è veramente encomiabile. Beh, io chiuderò la mia carriera perché dopo 3 mandati e mezzo è giusto passare a giovani questo incarico prestigioso di una regione, voglio ricordare ai telespettatori, che è la terza in Italia dietro la Lombardia, dietro il Lazio. Però ricordo che il Lazio ha tutte squadre di settore militare, quindi ci supera. Quindi noi siamo la seconda forza in Italia come movimento sportivo. Che è dovuta a che cosa?
a 470.000 iscritti alle federazioni sportive, a tutte le 45 federazioni che danno valore allo sport del Veneto, a 200.000 volontari che lavorano nello sport. Quindi dobbiamo essere, come veneti, orgogliosi di questo grande movimento sportivo, e sono anche contento di essere fra due, come si dice, testimonia di questo grande movimento sportivo, perché parliamo di calcio, parliamo di pallavolo, ma abbiamo sia con la Chione che con la Luparense nel settore giovanile un grande movimento sportivo, ed è questo che noi siamo sempre attenti, perché dobbiamo portare sempre più ragazzi ad amare lo sport, a fare sport, andare via dalla strada e a rendersi grandi uomini e donne di un Veneto, di un'Italia sportiva. Io mando un messaggio, politici, guardate con attenzione al movimento sportivo, non è divertimento, solo divertimento, hobby di persone che si divertono, ma è valori che si danno ai nostri giovani, che non dobbiamo più perderli. Cari politici, fate la massima attenzione al mondo dello sport, aiutate queste squadre a fare richiamo proprio al mondo dello sport. Simone, scusa il messaggio, ma di farlo. Presidente, ha fatto benissimo. Simone, ho visto che ci sono già arrivati alcuni messaggi, in particolare per Alberto Marchiori. Ci chiedono, hai scoperto poi chi è stato a metterti lo zucchero nella tasca domenica dopo pranzo? Sì, diciamo che l'ho anche visto, è che ho fatto finta di niente, perché... Chi è stato? So chi è, ormai siamo la vendetta va servita su un piatto freddo, quindi... Addirittura. Devo stare attento. Bene, e una battuta anche a Enrico Lazzaretto, ce l'avete fatta, il vostro obiettivo è stato raggiunto, playoff, avversario difficile comunque a Trento, no? Avversario difficile sì, loro sono una gran bella squadra, sono forti a parer mio, muro, difesa, hanno un potenziale micidiale con due o tre giocatori tra Lisinac, Kovacevic e lo stesso palleggiatore Giannelli, che è italiano ed è veramente veramente bravo a muro. E anche nella battuta. Poi, cosa posso dire? Trento ha sempre vinto il campionato, è sempre stata una di quelle forti, difficile da battere, però noi ci proveremo ovviamente. La società è contenta perché i playoff li abbiamo raggiunti e ora vediamo cosa fare, insomma, dai. Cioè, I tifosi sognano. Bene, cominciamo a vedere intanto quello che è successo, anzi... quello che succederà con il prossimo turno del campionato di Serie B, perché il campionato ha osservato un turno di riposo in virtù del fatto che c'era l'impegno della nazionale. Vediamo il prossimo turno del campionato cadetto, un turno piuttosto interessante. I prossimi turni saranno Cremonese Hellas Verona, Ascoli Benevento, Carpi Crotone, Cittadella Padova, Cosenza Palermo, Perugia Livorno, Salernitana Venezia, Brescia Foggia, Lecce Pescara e riposo per Spezia. Vediamo anche la classifica. Abbiamo Cremonese Brescia, no. Brescia, scusate. Brescia. Abbiamo Brescia a 50, Palermo 49, Lecce 48, Hellas Verona 46, Pescara 45, Benevento 43. Perugia 41, Spezia 40, Cittadella 40, Salernitana e Cosenza 34, Ascoli 32, Cremonese 31, Livorno 30, Venezia a 28, Crotone e Foggia 27, Padova 23 e Carpi 22. Una battuta la chiedo ad Alberto Marchiori, che lo ricordo è cresciuto nel Genoa e nel Treviso, però tu sei di Campo San Piero, no? Sei nato sì, a Campo San Piero, in provincia di Padova. Per quanto riguarda il derby tra Cittadella e Padova, come lo vedi, visto che il Padova ha cambiato ancora una volta guida tecnica? Beh, sicuramente è una bella partita. Il Padova, che ha cambiato allenatore, avrà sicuramente uno stimolo in più, oltre a quello di cercare di salvarsi. Però comunque anche il Cittadella, oltre ad essere una buonissima squadra, ha anche il sogno dei playoff, dove adesso sono dentro, però lo devono ancora conquistare, quindi penso che sarà veramente una bella partita, giocata armi pari, e vedremo chi vincerà.
Vediamo anche che cosa è successo in Serie C, perché il campionato si è regolarmente giocato. Vicenza che vinceva, che poi è stato raggiunto, e Triestina che ha travolto la San Benedettese, Pordenone bloccato a Terni. Prego. Fermana, Vis Pesaro 0-0. Gubbio, Renate, pareggio 0-0. Sud Tirol, Vicenza 2-2. Fano, Feral Pisalò 0-1. Giana Erminio, Teramo 1-2. Imolese Monza 1-3. Ravenna Albino Leffe 0-1. Ternana Pordenone 1-1. Triestina vince su San Benettese con 4-0. Virtus Verona Rimini 3-0. Vediamo la classifica dopo la 32esima giornata. Pordenone 63. Triestina 57. Feral Pisalò 54. Monza 51. Sud Tirol e regia, questa è la classifica di Serie B però, Eccola qua. Ok. Ricominciamo da Sud Tirol 50. Sud Tirol e Imolese 50. Ravenna 48. Fermana 44. Vicenza 41. San Benettese 40. Teramo 37. Vis Pesaro e Ternana 36. Albino Leffe e Gubbio 35. Virtus Verona 35, Renate e Gian Erminio 33, Rimini 32, Fano 29. Pordenone che adesso vanta 6 punti di vantaggio sulla Triestina, Vicenza che nonostante le difficoltà rimane sempre lì all'interno della zona playoff, ricordo che è estesa a 10 squadre, fa specie il grande momento del Virtus Verona Vecomp che era ultimo, adesso addirittura disputerebbe i play-out. Bene, adesso passiamo al momento dedicato a Cortina 2021, dovremmo raggiungere tra poco l'ospite telefonico, chiedo gentilmente anche alla regia di mandare in onda le immagini relative a questi campionati mondiali di sci, che lo ricordo si svolgeranno nella nostra splendida Cortina, la perla delle Dolomiti. Io intanto chiedo al presidente, eccola qua, il contributo che va a sponsorizzare, a promuovere Cortina 2021. In attesa dell'ospite telefonico io chiedo a Gianfranco Bardelle, Cortina saprà rispettare le attese? Ma noi abbiamo visto proprio domenica che è stata inaugurata una pista fantastica, Cortina, Cortina è la perla delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, credo che perdere un'occasione così sarebbe proprio un suicidio sportivo. Poi abbiamo visto anche i campionati del mondo che sono svolti in Svezia, che hanno avuto tantissimi problemi di organizzazione, tantissimi problemi anche di proprio di far vedere cos'è lo sport della neve, mentre Cortina questo sì, è molto importante. Credo che sia un'occasione storica nel far vedere le nostre, non solo la bellezza delle nostre montagne, ma la capacità organizzativa nell'organizzare delle Olimpiadi, di organizzare dei mondiali. Abbiamo solo il Svezia che ci compete, ma credo che non ci sia storia se non facciamo degli errori, come dico, politici. Perché poi chi vota sono tutte le nazioni che partecipano alle Olimpiadi e quindi ognuno ha un voto e quindi bisogna andare certo a convincere tutti a farci ovviamente votare. Ovviamente, Presidente Bardella, parleremo delle Olimpiadi 2026 più avanti, adesso parliamo di Cortina 2021, Mondiali di Sci, abbiamo raggiunto telefonicamente l'ospite telefonico Cristian Ghedina, ben trovato. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Cristian, dicevamo con il presidente del CONI regionale Gianfranco Bardelle, Cortina è la perla delle Dolomiti e merita di ospitare i campionati mondiali di sci del 2021. Ma io penso proprio di sì, insomma, Cortina avendo avuto l'esperienza, la fortuna di poter praticare questo fantastico sport che è lo sci alpino e aver girato tante località un po' in ogni parte del mondo, Cortina non perché ci vivo, ma è veramente qualcosa di più e un mondiale lo merita al 100%, e sono convinto che sarà un grande mondiale.
Ricordiamo che il Mondiale avrà luogo dal 9 al 21 febbraio del 2021, quindi tra circa 2 anni, ed è stato presentato anche recentemente il piano di potenziamento della viabilità. Giusto, Cristian? Sì, sì, difatti questo è un po' alla fine un mondiale, come poi forse può essere stata l'Olimpiade o magari le ipotetiche Olimpiadi che forse nel 2026 che avete appena parlato sarebbe ancora un qualche cosa, la ciliegina sulla torta. Sarebbe fantastico. Sì, sarebbe fantastico, però un mondiale già porta tantissimo e dà tanto proprio al paese inteso come Cortina, però anche poi come nazione, e ci sarebbe poi dopo tanti lavori, come è stato presentato anche questo progetto, per poter migliorare tutta la viabilità, i parcheggi, da veramente tanti, insomma, e questa è un'occasione ottima che non bisogna lasciarsi, cioè il mondiale è già segnato, però bisogna sfruttare al meglio per fare le cose nel miglior modo possibile, che servono sia, va bene, per il mondiale, ma però che serva per il futuro dopo, nel futuro dopo il mondiale. E Cortina ne gioverà anche in termini turistici ed economici, su questo non ci piove, Cristian? Sì, sì, sicuramente, ma questo anche lo scopo e l'obiettivo della fondazione, che tutti i lavori che vengono fatti servono proprio. Il mondiale, sì, sono solo 15 giorni di gare, però non bisogna pensare di fare delle infrastrutture, costruire, fare delle migliorie sulle strade o sulle piste o gli impianti, i parcheggi, solo per l'evento. Bisogna farlo proprio in funzione del fatto che Cortina bisogna dargli di nuovo bisogna dare un giro di vite per far tornare Cortina di nuovo quello che è sempre stato, la regina delle Dolomiti. Ecco, Cristian, un'ultima considerazione che riguarda Dominic Paris. Ricordiamo che tu sei stato un campionissimo dello sci. Dominic Paris, che ha vinto la Coppa del Mondo del Super G, lo sappiamo. Una tua considerazione a livello tecnico di questo grande sciatore italiano? A me piace un sacco, è veramente forte, anche perché parla poco e dimostra coi fatti. Io sono già 3, forse anche 4 che dico che lui sarà il decisista italiano che mi supererà col numero di vittorie, sarà il decisista italiano più forte. Poi magari domani mi auspico che venga battuto anche lui, perché i record sono fatti per essere superati, come potevo essere prima io il decisista italiano più forte, adesso lui è diventato lui perché mi ha superato col numero di vittorie tra discesa e Super G. Quindi è una grande persona, è anche un grande atleta e lo sta dimostrando, adesso ha dimostrato tutti gli anni suoi migliori adesso in avanti, perché a 30 anni diciamo il decisista è l'anno migliore per la sua maturità, e da adesso in avanti fino a 35-36 anni può fare ancora tante tante cose. Un'ultima considerazione: abbiamo la fortuna di avere contemporaneamente il presidente del CONI regionale Bardelle e anche uno dei campionissimi della storia dello sci, non solo azzurro, Cristian Ghedina. Una domanda l'uno verso l'altro, reciproca. Presidente, lei che cosa vuole chiedere a Cristian? Beh, io credo che quello che ha detto, che i prossimi campionati mondiali debbono essere organizzati al meglio per far vedere che Cortina può ospitare degnamente le Olimpiadi. La Svezia ha dimostrato con i campionati mondiali di quest'anno di non essere all'altezza di avere le Olimpiadi del 2026. Io so che Ghedina si sta impegnando tantissimo, ma tutto lo staff che appoggia i campionati mondiali sta lavorando benissimo. Ecco, Ghedina, credo che ci voglia una grande squadra sul campo, e Cortina la deve mettere tutte le sue forze per dimostrare che vogliamo le Olimpiadi del 2026. Tu, Cristian? Sì, 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 no, difatti, ma è vero, è un po' la stessa cosa che volevo dire anche io, poi dopo alla fine l'importante proprio, dico che per questi grandi eventi, che siano mondiali, che siano Olimpiadi, bisogna remare tutti nello stesso verso e essere tutti, fare squadra sostanzialmente, bisogna lavorare tutti assieme, cercare di eliminare quelli che remano contro e fare squadra. Bravissimo. Per far sì che il mondiale venga al meglio e che si porti a casa questa candidatura olimpica, perché se inizia ad esserci troppe persone che iniziano a puntare sulle i e dire quello non va bene, quello è così, quello è colà, sì, ci sono sicuramente tante cose da mettere a posto, però bisogna fare, e bisogna fare squadra.
Grazie, grazie ancora a Cristian Ghedina, grande testimonial non solo dei mondiali di sci del 2021, ma direi anche delle Olimpiadi. Secondo te, poi ne parleremo in maniera approfondita, quante sono le percentuali, quante sono le probabilità in percentuale che Cortina e Milano riescano ad assegnare ad avere l'Olimpiade? Sì. Ma cioè, adesso così, siccome ha detto adesso il presidente, guardando anche insomma la non bella figura che hanno fatto ad ore con il mondiale, perché certo, vabbè, sono anche un po' stati sfortunati col tempo, però vabbè, però alla fine insomma gioca tutto a nostro favore. Ma quello che è un po' difficile dire, dare dei giudizi, perché siccome le scelte sono sempre decise un po' anche a livello politico, portafoglio e politico che vengono certo, fatte, wow. Però io sono molto fiducioso e sicuramente al di sopra del 50% nettamente, però non so se dire, non avrei proprio idea di dire se dire 70, 80, 60 o... però sono favorevole, sono convinto che ci cioè, sono molto convinto che insomma abbiamo delle grandi possibilità di portare a casa questa Olimpiade. Bene, grazie ancora a Cristian Ghedina, grazie Cristian, alla prossima. Un saluto. Grazie di nuovo, grazie, buonasera a tutti, anche a voi, ciao a tutti. Voglio io leggere un messaggio che è arrivato all'indirizzo di Federica, complimenti a Federica, brava, elegante, ti voglio bene un amico, chissà di chi si tratta. Sanorimo, lo ringraziamo, un bacione gentilissimo, grazie, lo faccio sempre con molta passione. Bene, passiamo alla pallavolo prima di parlare di caffè, giusto Federica? Quindi sì, vediamo che cosa è successo nell'ultima giornata della regular season, abbiamo qui ospite Enrico Lazzaretto, cresciuto proprio nel vivaio della QN, quindi respira aria di QN da chissà quanto tempo. Vediamo che cosa è successo, vediamo anche la classifica finale della regular season. Axo Power Milano, Conad Perugia 3-2, Verona Modena 2-3, Siena Ravenna 3-2, Trentino Monza 3-1, QN Padova Latina 3-0, Lube Civitanova Vivo Valencia 3-0, Banca Sora Castellana 3-0. Classifica finale della regular season, questa è la classifica dell'eccellenza, il nostro regista è andato avanti, molto avanti. Ci anticipa. Sir Safety Conad Perugia 67, Trentino 66, Lube Civitanova 65, Modena e Milano 49, Verona 44, QN Padova 40, Monza 39, Banca Sora 28, Ravenna 27, Latina 25, Vibo Valencia 20, Siena 17 e Castellana 10. Dovremo avere anche un altro cartello con i quarti di finale playoff, vediamo se è pronto, intanto lo sappiamo Enrico, giocherete contro Itas Trentino, l'abbiamo detto anche prima, ieri avete vinto in scioltezza contro Latina, no? In scioltezza è una parola grossa onestamente, perché loro a parer mio hanno giocato tanto bene, hanno difeso veramente tanti palloni, quindi non era proprio così facile far punto. Noi però ultimamente stiamo giocando bene, siamo un gruppo compatto, non sbagliamo, non facciamo troppi errori, quindi stiamo passando un bel periodo, diciamo. Quindi insomma, non in scioltezza, ma abbiamo fatto una bella prova per vincere questa partita. Direi che la società è felice del risultato ottenuto, era il vostro obiettivo raggiungere i playoff, li avete raggiunti bene, raggiungendo una situazione di classifica abbastanza, direi, apprezzabile, siete arrivati settimi, giusto? Certo. Affronterete Trento, che è un avversario difficile, ce n'erano comunque di peggiori. Certo, cioè, c'è sempre di peggio, onestamente, comunque Trento è arrivata seconda, di conseguenza Perugia, che è arrivata prima, dovrebbe essere peggio trovare lei. Però posso dire, a quei livelli lì conta poco quanto sei più forte o quanto no. Lì ci vuole freddezza e devi saper giocare bene partita per partita. Poi loro sono bravissimi perché comunque hanno sempre giocato bene, sono sempre stati allenati da ottimi allenatori, però una valeva l'altra. Se... Ecco, ricordiamo per i pochi che non lo sapessero, le regole di questi quarti di finale playoff, si gioca sulla distanza di quanti match?
al meglio delle tre partite. Al meglio quindi delle tre partite, quindi giocherete una partita in casa e due fuori, giusto? Sì, se dovessimo vincere una partita o comunque... Certo. Andassimo alla bella, si alla bella, bella in ogni caso si giocherà, a in Trento, casa Trento, a casa Trento, come la prima partita questa domenica alle 6, alle 18 a Trento. Quindi diciamo, Enrico, che se riuscirete nell'impresa sarà veramente un'impresa. Sì, già secondo me questa di arrivare ai playoff è già stata un'impresa, perché comunque con, con l'infortunio a dicembre di Girandazzo, tolta una bella bocca da fuoco che comunque ci sarebbe stata utile per andare avanti al meglio, però siamo riusciti a stringerci come una squadra, come dovevamo fare, e abbiamo raggiunto l'obiettivo playoff che ci era stato chiesto, diciamo. E un altro interessante quarto di finale è sicuramente quello che vedrà impegnata Verona, anche Verona, altra squadra veneta, ha raggiunto i playoff prima di voi, giocherà addirittura con Civitanova, quindi sulla carta partita piuttosto proibitiva. Partita difficile per Verona, però secondo me possono strappargli una partita e mettergli un po' di frizz. Ecco la griglia playoff. Perugia, Monza, Modena, Milano, Trento, Padova, Civitanova, Verona. Posso dire che vediamo due squadre venete su otto? È una grande soddisfazione. Dare anche valore. E Padova se l'è conquistata dopo anni che ha corso questo obiettivo e quest'anno è entrata nei playoff. Quindi ecco, la pallavolo dobbiamo dire che ci dà veramente molto risalto nel campo sportivo. Sì, sì. Enrico, secondo te, sotto il profilo dello spettacolo, a parte Trento-Padova, qual è il match più interessante? Più bello secondo me sarà Milano-Modena. Secondo me sono due squadre alla pari che si daranno tante botte probabilmente. Cioè, veramente deve essere una partita molto divertente da vedere. Invece già Perugia-Monza, sicuramente Perugia è favoritissima, però anche Monza magari... un guizzo lo può tirar fuori, una partita magari la può anche vincere, però secondo me il passaggio di Perugia è abbastanza scontato. E poi qual era l'ultima? Civitanova? Civitanova-Verona. Civitanova-Verona, anche quella bella partita, però favorito ovviamente Civitanova. Ricordiamo che tu, l'abbiamo detto anche prima, sei nato a Padova, sei cresciuto con Pallavolo Padova e quindi... hai una particolare soddisfazione per aver raggiunto questo risultato a casa tua, no? Sì, beh, è sicuramente soddisfacente, perché io ho iniziato proprio quando avevo 14 anni qui a Padova e insomma già da piccolo io speravo di arrivare lì a giocare in Serie A, quindi poi vederlo da dentro, cioè quando sei arrivato è bello, ti senti fiero di te stesso, diciamo. La domanda sorge spontanea. Nella regular season, nel campionato regolare, qual è stato il momento più difficoltoso per Padova, secondo te? Secondo me proprio quel momento in cui Randazzo si è fatto male. Quindi dopo la vittoria con Perugia? Sì, subito dopo Perugia, che abbiamo saputo Gigi si è rotto il crociato. Secondo me quello è stato il periodo più brutto, che poi per fortuna abbiamo si è riusciti a superare molto molto bene, direi. Al suo posto poi è arrivato Barnes, che si è comportato comunque bene. Sì, sì, secondo me è molto bravo lui, è che magari ogni tanto non è ancora ai livelli della gente forte che c'è adesso nel campionato italiano. Ecco, a proposito, bisogna avvalorare ulteriormente la vostra conquista dei playoff, perché questo è un campionato veramente di grandi star della pallavolo. Sì, no? Io ne sono convinto, anzi, che il campionato più bello del mondo della pallavolo si giochi qua in Italia, perché magari anche nei paesi esteri ci sono quelle due o tre squadre forti e poi altre di tutte media bassa fascia. Qua invece non si parla di una squadra forte e una squadra scarsa, sono tutte molto ben equilibrate. Poi ovvio che qualcuno spicca, ma è come giusto che sia, qualcuno lo deve pur vincere questo campionato. Eh beh, certo. Grazie Enrico per queste tue informazioni e ultime novità. Adesso, Simone, visto anche l'orario, direi di, insieme ai nostri telespettatori, prendere un buon caffè anche oggi. Ecco, io so che purtroppo il presidente Bardelle non lo prende, no. Perché magari va a letto un po' prima, giusto presidente? Rispetto ai due baldi giovani. No, non sono abituato a bere di sera. Stanno arrivando tantissimi messaggi, molti all'indirizzo di Marchiori.
Attenzione, presidente, leggevo, era sicuramente, faceva riferimento al presidente Zaratini, giusto, il vostro presidente sì, ambiziosissimo. Di non farci scappare il portiere. Ecco, Alberto, tu sei già stato qui, io purtroppo magari non ho più la memoria di ferro di una volta, non mi ricordo se ti avevo chiesto se a te sarebbe piaciuto giocare a pallavolo, vista la tua stazza. Diciamo che se non avessi giocato a calcio molto probabilmente mi sarei buttato più sul basket. Ah, sul basket. Io giocavo a calcio, quindi puoi farlo anche tu questo salto. Beh, ma Travizza, che è stato qui qualche settimana fa, ci ha raccontato che prima dell'allenamento chiede spesso e volentieri a Baldovino di fare qualche... Pensa, quest'anno è successo una volta sola, dopo quanti anni che lo conosco, ormai sarà 8-9 anni che lo conosco, Baldovino, Valerio, sì, da 9 perché anni, io l'ho sì. conosciuto prima nelle giovanili. E io non ho mai giocato a calcetto con lui. Quest'anno è stata la prima volta. Non, ecco, non ovviamente il coach è un po' restio perché teme che... Ovvio, infortuni. Anzi, è successo un'altra volta e proprio quella partita di calcetto Stefano Giannotti si è fatto male alla caviglia. E quindi ha detto basta, non giocheremo mai più. Perfetto, tra poco introdurremo anche l'argomento dedicato alla candidatura di Cortina e Milano alle prossime Olimpiadi, anzi alle Olimpiadi invernali del 2026, non sono ancora prossime, mancano ancora 7 anni, ne parleremo ovviamente con il presidente del CONI regionale Gianfranco Bardelle. Ecco presidente, intanto invito i Baldi giovani a sorseggiare questo caffè offerto dallo sponsor che è... Giusto appunto, volevo ricordarti che il nostro momento del caffè è offerto da Caffè Vescovi, che è un caffè denso, cremoso e con un grande aroma. Vescovi è un'azienda di torrefazione tra le più importanti a livello nazionale appunto. Poi presentato in questa maniera da Federica è ancora più buono direi. No? Allora, iniziamo a parlare anche di Olimpiadi invernali, Milano Cortina 2026. Prego la regia di mandare in onda le immagini che sono splendide, sono le immagini ovviamente del video promo di questa candidatura di Milano e Cortina. Come diceva anche in precedenza il buon Cristian Ghedina, le probabilità che le Olimpiadi vengano assegnate a Milano e Cortina sono molto alte, presidente, no? Indubbiamente avremmo la possibilità di competere, prima c'erano 5 candidature, adesso siamo rimasti in 2. La mia preoccupazione è stata indubbiamente che attorno a queste Olimpiadi si è fatta troppa polemica, voi sapete Veneto, Lombardia, Piemonte insieme, poi Piemonte ha preso le distanze, alcune forze politiche hanno criticato, tutte queste cose non aiutano, bisogna, come diceva Ghedina, fare squadra. Le vogliamo, tutta l'Italia deve volerle. Certamente è rimasto adesso quest'asse fortissimo, Piemonte e Lombardia, un asse molto importante perché Milano può dare come città anche un certo ruolo e importanza. Cortina però è una località che è conosciuta in tutto il mondo e quindi in questo momento il mio è un invito di fare squadra, perché quando si vanno a prendere i voti di rappresentanti di tutte le nazioni, se si va divisi certamente li perdiamo. Io ne ho parlato col presidente Malagò, diciamo che 2 anni fa questa candidatura aveva l'80% delle preferenze da parte dei rappresentanti del CIO, adesso siamo sul filo, cioè ce li dobbiamo conquistare uno a uno. So che il presidente Malagò sta lavorando benissimo perché è sempre presente a tutte le riunioni del CIO, però in settembre, quando verrà deciso, lì valgono i voti dei singoli. E quindi in questi mesi, non dobbiamo avere delle divisioni da parte, non so, del governo, perché dice che metti i soldi o non metti i soldi, e questo è importantissimo invece che ci sia una attenzione massima, che ci deve essere una grande squadra su questa candidatura, sia da parte del governo che da parte della Lombardia e del Veneto.
I giochi olimpici, in base a uno studio che è stato effettuato, saranno un affare economico, sono previsti anche 8.500 posti nuovi di lavoro, no? Beh, indubbiamente darà molti posti di lavoro, perché dovranno essere fatte tante risorse, c'è tante nuove infrastrutture, però quello che dico, ci ricordiamo le Olimpiadi di Cortina del 56, cosa ha portato sulle nostre... quanto turismo che ha portato, e Cortina si è fatto da volano al boom economico, economico dell'Italia, turistica. Vogliamo ricordare che il turismo sportivo dà un PIL molto importante all'economia italiana, e allora valorizziamo queste grandi occasioni. Abbiamo una grande occasione di far conoscere le montagne, le Dolomiti, di far conoscere Milano, di far conoscere località della Lombardia, del Trentino, di Bolzano, le possiamo far conoscere a tutto il mondo, perché il turismo è uno che porta molti vantaggi a livello economico all'Italia. Se cominciamo anche su questo a perdere, io dico a perdere colpi, e per certe divisioni che avvengono secondo me in maniera un po' scellerata, si perde anche questa possibilità di portare benessere non solo alla Lombardia e al Veneto, ma a tutta Italia. Perché voglio ricordare, uno che viene a vedere le Olimpiadi di Cortina, poi va a Roma, va a Firenze, va a Napoli, va a vedere le località che abbiamo, Venezia, turistiche, Venezia, cioè vuol dire che riempie alberghi, perché non viene, sta un giorno a vedere la manifestazione a Cortina, ma sta una settimana, un mese, magari a vedersi una Italia stupenda. Ne sapremo sicuramente di più a giugno, secondo alcuni a settembre, queste erano le ultime notizie, comunque queste sono le date presunte, presumibili, decisive per quanto riguarda la selezione della città o delle città che ospiteranno per l'appunto le prossime, anzi le Olimpiadi invernali del 2026. Ricordiamo che mancano ancora 7 anni, però noi qua in Italia ci teniamo tantissimo all'assegnazione di queste benedette Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Grazie anche al contributo del presidente Gianfranco Bardelle, lo ricordo, presidente del CONI regionale Veneto. E adesso apriamo la pagina dedicata alla Luperense Calcio. Stanno arrivando tantissimi messaggi, Alberto. Qualcuno dice anche che nel caso in cui il prossimo turno qui, correggimi se sbaglio, è fattibile oppure no? Qualcuno ha scritto, nel caso in cui il prossimo turno la Luperense vinca e contestualmente Mestre, Elia, Piave perdano, la Luperense è promossa. A me sembra esagerato, no? Anche perché voi avete una partita in più. Sì, diciamo che noi è una speranza, cosa non ci abbiamo pensato, perché noi guardiamo a casa nostra e adesso andiamo a Sedico a cercare di vincere, e poi vedremo dopo la partita cosa avrà fatto Mestre e Elia Piave. Però sinceramente noi non abbiamo pensato a queste cose ancora, non è ancora il momento. Ecco, vediamo intanto quello che è successo nell'ultimo turno, vediamo i risultati e anche la classifica. Vediamo se la regia ha preparato i risultati della classifica. Prego. Calvino Ale, Pievigina 2-0. Lia Piave, Mestre 1-2. Luperense vince su Istrana 1-0. Nervesa, Liventina 0-3. Porto Mansuè, Vittorio Falmec 2-1. Real Martellago, Union Quartier del Piave 1-3. Treviso, Union Pro 1-2. Tombolo, Vigontina, Giorgione 0-1, riposo per San Giorgio Sedico. Ecco, c'è un errore perché l'Union Pro ha vinto 1-0 contro il Treviso e non 2-1. Vediamo comunque anche la classifica. Luperense 66, Mestre 56, Lia Piave 55, Calvino Ale 53, San Giorgio Sedico 46, Union Pro e Porto Mansuè 40. Pievigina Giorgione 39, Istrana 37, Liventina 36, Union Quartier del Piave 34, Real Martellago 29, Vittorio Falmec 25, Nervesa 22, Tombolo Vigontina 15, Treviso 9.
Iniziamo da quello che è successo ieri, come dicevi, vittoria di misura 1-0, ma risultato un po' bugiardo perché la Luparense ha strameritato. C'è stato forse un momento solo di difficoltà in tutto il match e poi per il resto avete dominato. Sì, diciamo che all'inizio del secondo tempo loro hanno avuto un'occasione su un calcio piazzato, un po' fortunoso, diciamo. Per il resto sì, noi abbiamo attaccato, volevamo la vittoria a tutti i costi e... cioè, siamo riusciti. Grazie a un gol di Capitan Baido. Sì, il 15° gol suo, quindi. E niente, è una vittoria che vale doppio perché comunque non abbiamo subito gol, che per noi come squadra va bene, anche perché stiamo cercando di diventare la miglior difesa. E quindi una vittoria, ripeto, che vale doppio, anche perché comunque lo scontro diretto tra l'Iapiave e il Mestre ha vinto il Mestre, quindi abbiamo guadagnato altri 3 punti sull'Iapiave. E adesso pensiamo al sedico di domenica. Infatti il Mestre ha vinto 2-1 contro il Iapiave, doppietta di Rivi, scatenato come sempre, e questo è il risultato migliore per voi? Sì, diciamo che andava meglio il pareggio, così guadagnavamo su tutte e due. Sì. Però è andata bene anche che abbia vinto il Mestre, sinceramente. Ricordiamo che l'Iapiave e Mestre hanno giocato una partita in meno perché hanno già riposato, mentre voi ancora non avete riposato. Sì. Vediamo il prossimo turno. Istrana, Treviso, Giorgione, Calvino Ale, Liventina, Liapiave, Mestre, Real Martellago, Union Pro, Porto Mansue, Union Quartier del Piave, Tombolo Vigontina, San Giorgio Sedico, Luparense, Vittorio Falmec, Nervesa. Riposerà Pievigina. Ecco, io ricordo che all'andata il Sedico stava andando piuttosto bene, arrivò a San Martino di Lupari in una situazione di classifica molto vantaggiosa, voi riusciste a vincere 2-0 e tarpaste le ali ai bellunesi. Sì, diciamo che all'andata eravamo noi e loro a contenderci il primo posto, poi al ritorno loro hanno avuto un po' di problemi, hanno cambiato anche l'allenatore, però loro in casa, soprattutto in casa, sono una squadra veramente da tenere sott'occhio e ripeto, andremo lì per cercare di vincere, perché comunque noi stiamo raggiungendo un sogno che ci eravamo prefissati a luglio, è da luglio che noi ci alleniamo ogni giorno per raggiungere questo traguardo, ce l'abbiamo lì e non ce lo faremo scappare sicuramente. Arriva un altro messaggio che dice che nel caso in cui la Luparense riesca a vincere e l'Iapiave e Mestre contestualmente perdano, la Luparense va diretta in Serie D e a questo punto eventualmente festeggeremo la promozione lunedì sera, vedremo un po'. Vedremo. Ovviamente i tifosi stanno incrociando le dita. No, stavo anche pensando a un'altra cosa. Voi siete in testa alla classifica, state attraversando un momento di forma eccezionale. Ultimamente Cunico ha alternato il modulo 4-3-3 al 3-5-2, la domanda sorge spontanea, con quale vi trovate meglio? Ma diciamo che la maggior parte delle partite le abbiamo affrontate col 3-5-2, però abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori in rosa e quindi si può variare il modulo anche a partita in corso, il mister l'ha sempre fatto e niente, ci troviamo bene con tutti i moduli perché comunque durante la settimana prepariamo bene le partite. E alla domenica andiamo in campo che sappiamo cosa dobbiamo fare, conosciamo l'avversario, quindi diciamo che il modulo non è che faccia tanta differenza, l'importante è interpretare bene la partita e cercare di vincere. Arrivano anche messaggi addirittura di calciomercato, ci sarebbero già squadre di categorie superiore che avrebbero già messo gli occhi su Lovato, il vostro portiere, ma mi sembra un po' esagerato, tanto queste sono tutte buttate dei tifosi. Ne parleremo dopo. Non me ne vogliono i tifosi dei Lupi, eh? Sì, tanto adesso ci abbiamo, ripeto, non abbiamo ancora vinto il campionato, quindi è inutile stare lì a parlare di cose che possono succedere, potranno succedere o cose. Dobbiamo vincere prima questo campionato, poi quando avremo vinto... ognuno potrà fare i propri discorsi, le proprie valutazioni. Tornando al match contro il Sedico, dicevi giustamente hanno cambiato allenatore, però la squadra è effettivamente ridimensionata rispetto al girone di andata. Sì, loro diciamo che avevano un po' sorpreso tutti all'andata, facendo un girone d'andata veramente stratosferico. Però comunque è una buonissima squadra, soprattutto davanti, hanno dei giocatori forti, sono uno contro uno, hanno fisicità. Quindi, ripeto, dobbiamo andare lì a affrontarli
come affrontassimo gli Appiave o il Mestre, quindi non sarà facile. Ecco, il Mestre giocherà contro il Martellago è una squadra che ogni tanto fa la sorpresa, no? Sì, loro lottano per salvarsi perché mi sembra che siano dentro i play-out adesso, quindi soprattutto hanno perso. Infatti ha pareggiato anche 3-3 con voi, mi ricordo. Sì, dipende, è una squadra che in base alla domenica che ha può comunque mettere in difficoltà chiunque. Allora, la Luparense se vince va a 69 punti, la sconfitta del Mestre vuol dire che il Mestre rimane a 56, lì a Piave 55 con 4 partite per loro, sì. Effettivamente il tifoso ha ragione, quindi sì. Potrebbe succedere che lunedì prossimo festeggiamo qui la promozione della Luparense, ovviamente i tifosi incrociano non solo le dita ma poi si toccano anche dove non si può dire. Bene, concludiamo questa puntata come sempre bellissima di Caffè Sport, abbiamo avuto anche grandi presenze istituzionali come il presidente del CONI regionale Veneto Gianfranco Bardelle, comunque Federica ricordaci gli ospiti. Ringraziamo Alberto Marchiori. Salve, grazie. Gianfranco Bardelle. Grazie. Enrico Lazzaretto e ovviamente grazie. Anche tutti i nostri telespettatori che sono stati con noi anche attraverso i loro messaggi. Io ringrazio il fotografo Federico Badoer, stavolta me ne sono ricordato, e ovviamente anche Federica Driussi che grazie ci ha mille. Deliziato con la sua presenza. È veramente tutto, rimanete lì inchiodati sulla vostra poltrona, adesso c'è la partita della Luparense contro l'Istrana e poi l'Imoco Volley Conegliano. Da Simone Francescone, a risentirci e arrivederci. Pizzeria D'Andrea, nel tranquillo quartiere San Lorenzo a Padova, pochi minuti dalla rinnovata stazione ferroviaria e dai padiglioni della Fiera di Padova. Troverete piatti veloci e convenzionati a mezzogiorno dal lunedì al venerdì, ottima cucina casalinga e pizze sfiziose. Siamo aperti tutte le sere sia con il servizio pizzeria che il ristorante. Le nostre ampie sale ci permettono di ospitare gruppi numerosi per cene di classe, compleanni, cene aziendali, ricorrenze, feste private e serate a tema. Forniamo inoltre il servizio di pizzeria per asporto sia a mezzogiorno che alla sera. Pizzeria D'Andrea, in via Tichieri da Zevio 67. Info e prenotazioni allo 049 60 53 50. Pizzeria D'Andrea, pizzeria e non solo.